Parliamo invece del bonus da 200 euro. Il bonus da 200 euro, come avrete probabilmente sentito, letto, insomma, è quel bonus che verrà erogato una tantum entro la busta paga di luglio. Allora, adesso mi permetto, da esperta insomma, da specialista del settore, di fare già una piccola puntualizzazione, nel senso che nella normativa si parla di erogato a luglio. Erogato a luglio per me vuol dire che deve andare con la busta di giugno, però io dubito che escano tutti i chiarimenti prima della busta di giugno, quindi secondo me verrà dato comunque nella busta di luglio. In ogni caso, parla di erogato nel mese di luglio, di sicuro dovrà essere dato massimo nella busta di luglio. L'importo sarà fiscalmente esente e i destinatari chi sono? I destinatari sono i lavoratori subordinati, anche domestici, poi lavoratori autonomi, pensionati, percettori del reddito di cittadinanza, disoccupati, casse integrate a 0 ore. Ora, anche in questo caso la normativa è scritta, diciamo, in modo, a mio avviso, può creare molte, diciamo, distorsioni, per quello che voleva essere inizialmente. Cioè, inizialmente si volevano dare 200 euro alle famiglie, sostanzialmente alle persone che avevano più bisogno per far fronte al caro energia. Ora, per come è stata scritta la norma, dato che i requisiti, le modalità di erogazione cambiano in base anche alle categorie di appartenenza, si fanno veramente pesi e misure molto diversi, per cui secondo me, proprio nel mio parere professionale, possono essere create delle grandissime distorsioni. Andiamo nel dettaglio, così insomma vi fate anche voi una vostra idea. Allora, per i lavoratori subordinati, i lavoratori subordinati per percepire questi 200 euro devono avere due requisiti. Il primo è che devono aver percepito per almeno un mese, per almeno una mensilità, nel periodo che va da gennaio ad aprile, quindi nel primo quadrimestre, l'esonero dello 0,8%, l'esonero previdenziale che insomma è stato visto in busta paga nella busta di aprile, proprio perché sono usciti tutti gli aggiornamenti e i chiarimenti. Quindi coloro che hanno preso per almeno un mese questo esonero, quindi vuol dire che avevano una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, quindi contributiva, sto parlando di imponibile INPS, inferiore, se non sbaglio, a circa 2.700 euro, che aveva una retribuzione imponibile a quell'importo, ha preso, diciamo, questo 0,8%, anche solo un mese. Inoltre, i lavoratori devono dichiarare di non appartenere ad altre categorie, quindi ad esempio i pensionati, per cui c'è l'erogazione automatica. Quindi questi due requisiti sono per i lavoratori subordinati. E qualora appunto abbiano questi due requisiti, il datore di lavoro lo erogherà automaticamente in busta paga. Prima considerazione: se un lavoratore, ad esempio, ha una retribuzione di 4.000 euro al mese, e per un mese ha preso dei permessi non retribuiti, per un mese che è compreso tra gennaio e aprile, ha preso dei permessi non retribuiti, per cui il suo imponibile previdenziale si è abbattuto quel mese lì, ovviamente per quel mese avrà preso la decontribuzione dello 0,8%. E quindi potenzialmente anche un lavoratore con una retribuzione di 4-5 mila euro mensili potrebbe aver diritto a questi 200 euro. Per i collaboratori coordinati continuativi valgono regole diverse, vale a dire che loro devono essere titolari di un contratto attivo il 18 di maggio, devono essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata, quindi non essere titolari di trattamenti, non essere titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali, e l'importo verrà concesso a domanda, quindi mentre per i dipendenti viene dato in busta paga in modo automatico, i collaboratori coordinati continuativi dovranno fare domanda all'INPS tramite patronato oppure online. Stessa cosa per i lavoratori stagionali, intermittenti dello spettacolo, devono fare domanda online sul sito dell'INPS, devono avere un imponibile IRPEF 2021 non superiore ai 35.000 euro e devono aver svolto un'attività lavorativa per almeno 50 giornate nel 2021. Ora vedete voi già che per i lavoratori subordinati guardiamo l'imponibile previdenziale dei primi 4 mesi. In realtà viene erogato, questi 200 euro sono erogati anche solo per un mese, appunto si è sotto i 2.700 euro. Per i collaboratori coordinati continuativi, i lavoratori stagionali, guardiamo l'imponibile IRPEF, che è un'altra roba dell'anno precedente. Quindi distorsioni, a mio avviso, se ne possono creare.
Guardando velocemente anche altre categorie che potenzialmente potrebbero interessare, insomma, al pubblico di questo webinar, sono i percettori di NASPI e di DISCOL che lo prendono automaticamente dall'INPS. Non li ho messi qua perché, insomma, noi non li trattiamo, però anche i pensionati lo prendranno automaticamente dall'INPS. I lavoratori autonomi occasionali lo percepiscono se e solo se hanno almeno un contributo nel 2021, quindi contributo alla gestione separata per capirci, e se erano già iscritti alla gestione separata e dovranno fare domanda anche loro. Idem per i lavoratori domestici. I lavoratori domestici dovranno avere un contratto attivo al 18.5 e dovranno fare domanda. Quindi, ritornando all'esempio di prima, se io lavoratore subordinato ho 5.000 euro al mese, ho preso permessi non retribuiti o congedo parentale pagato al 30%, per cui anche solo per quel mese, insomma, ho preso lo 0,8%, posso avere 200 euro adesso e non può averne diritto, ad esempio, un lavoratore domestico, ad esempio una badante, che ha iniziato a lavorare a giugno, che insomma sappiamo che il loro stipendio comunque è decisamente più basso. Quindi queste sono le distorsioni che io sinceramente vedo. Come dicevamo, i datori di lavoro dovranno riconoscere in via automatica il bonus entro il mese di luglio e porteranno in compensazione questo importo praticamente con i contributi dovuti all'INPS, quindi dovranno poi dettagliare tutto sull'UniEmes, quindi la dichiarazione mensile. Due considerazioni: ovviamente prima di procedere dobbiamo aspettare i chiarimenti dell'INPS, non possiamo fare diversamente. E seconda cosa, il decreto aiuti, anche diciamo molti esperti del campo si augurano che in sede di conversione in legge sostanzialmente vengano corrette un pochino queste distorsioni. Quindi le regole, io vi ho detto quelle che conosco ad oggi, però potrebbero ovviamente cambiare. Quindi sia per questo che per, insomma, anche l'argomento precedente del bonus carburante.